Mi sembra che qui abbiamo giornalisti, no dottore, ma se qualcuno sa di medicina o con l'esperienza che voi avete, dico, il dottore mi ha detto che è un trauma contusivo. Questo chi è? Significa che non sappiamo niente e che dobbiamo aspettare 2 o 3 giorni per vedere come va. Ma io sono ottimista, ma adesso ancora non si può dire niente. Abbiamo una settimana e aspettiamo e lavoriamo. E la partita credo di sì, che abbiamo fatto una grande prestazione, ha mancato il gol. Contro una squadra forte come l'Inter qui a San Siro, credo che mostrare il carattere, la personalità, il gioco che ha mostrato la squadra è lo che le piace a un allenatore. Ancora chiaramente si può fare un po' meglio, ma a questo livello, a questo punto della stagione, fare una prestazione così credo che devo essere soddisfatto. Ogni tanto ci addormentiamo, così ci abbiamo qualche calo di tensione di troppo anche quando si gioca bene, anche il primo tempo. Sapevamo che Napoli soprattutto fa dei contropiedi micidiali e un paio di volte siamo stati un po' leggeri a concederli. Però abbiamo fatto un primo tempo veramente bello, mi è piaciuto anche il piglio da grande squadra proprio. Secondo tempo siamo calati, siamo anche un po' in emergenza in certi ruoli, insomma. Quando poi il Napoli ha messo Hamsik, che è un centrocampista in più, si soffriva nel palleggio e poteva anche così andare peggio. È anche vero che poi anche nel secondo tempo un paio di occasioni importanti o tre ne abbiamo fatte anche noi, insomma, quindi la partita ha ragione lei nel punteggio, perché poteva essere un 2-2, un 3-3, complessivamente si può dire giusto il pareggio.